Da quanto tempo non faccio un vlog? Io li ha. Cioè. Così, a naturale. Posso far vedere diversa? Sto così oggi. Zombie apocalypse. Chiena, chiena, solo così scombinata perché ieri ci sono stati festeggiamenti perché il mio caro amico è diventato sindaco. Abbiamo iniziato a festeggiare alle 6, ho finito verso l'una di notte perché i festeggiamenti sono iniziati al bar e sono finiti a casa mia con tutti i miei parenti. Vabbè. Oggi vi porto in giro, c'ho un po' di cose da fare in giro. Ciro, sono napoletano. Amica, ma na fo'. Aspetta. Quanti anni hai? Facendo la live con Bibu Bam. Paolo, fa questa. Oddio, io sono una cretina, devo andare a dormire. Innamorata, no? Vabbè, comunque la volete questa bella notizia o no? La volete o no? E perché numerai sei numeri super enalotto? Dammi sti cazzo di sei numeri a super enalotto. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ogni volta che vengo qua vi faccio vedere un panorama che da qui però non rende giustizia, dovrei salire un po' più su, però proprio no, non. C'ho voglia anche perché c'ho Antonio con me che si scoccia, guardate lì. Oh, metti a fuoco. È una giornata bellissima, mi trovo qui al centro direzionale, al tribunale, palazzo di giustizia, sì, sì, palazzo, è la stessa cosa, vabbè. E ogni volta che vengo qua, caso vuole, una bellissima giornata e il Vesuvio si vede stupendamente. Scusatemi se ogni tanto mi vanto della città in cui vivo. Antonioppolo che ha già fatto colazione sta litigando con le zanzare mentre parla con le ragazze. Ah, Antonio, Antonio. Ma che mi trema la mano. Ah. Ora sì che si ragiona, mi voglio far vedere tutta la faccia, altrimenti Rosalba si lamenta. Cioè raga, oggi, ma pure ieri, fa caldo, sembra una giornata primaverile, autunnale, diciamo autunnale. Antonio, è finito l'inverno, hai visto? No, guarda, guarda giù. Cioè, guardate Antonio, è finito l'inverno, infatti. Cioè, Antonio, sotto c'ha i pantaloncini e sopra c'ha la felpa, il cappello perché sente freddo. Poi in macchina, prima ha acceso la stufa. Così. Abbiamo finito quello che dovevamo fare, adesso siamo venuti a prendere Bruna perché deve andare a fare il vaccino, la seconda dose del vaccino. Antonio, tu ti sei vaccinato? A una vita. Ah, pure la seconda dose, è vero? Siamo sì, agosto. Brunella facendo la seconda dose di vaccino, siamo tutti stravaccinati, tranne Brian Pocio e Pappagallini. Dobbiamo far vaccinare pure loro. Cioè, guardate come parla con le donne, non mi caga, ma non mi caga nemmeno mio fratello. Che ti serve? Una cosa di sorta? Da te! Abbiamo Brunella che praticamente non esce dalla palestra della scuola dove si vaccinano le persone da circa un'ora. Non possiamo entrare con lei. Reaction al vaccino, come stai? Benissimo, ottimo, anche quelli là che ottimo, stavano ottimo, ma sai, tu caffè, Aldo? Anche quelli là che stavano dentro, vabbè, sopracciglia fatte, sono riuscita a farle nonostante non abbia la prenotazione. Oramai sanno che io non posso prenotare perché ho un problema con le prenotazioni, quando prenoto salta tutto per colpa di Brian che non mi vuole fare uscire, quindi ormai non prenoto nemmeno più passo, se c'hanno un buco da infilarmici, faccio o i capelli o le sopracciglia del momento.
Va bene, io al momento, io stamattina ho fatto un po' di shopping, però non, mi sono dimenticata che stavo vloggando e ho comprato una magliettina e un completo che mi serve un po' più serioso, ecco dietro mio figlio, un po' più serioso perché c'è una cosa importante da fare il mese prossimo. Ho comprato due pantaloni, stamattina una maglietta, adesso il cardigan, quindi ho completato l'opera. Ah, ma sono scesi tu. Antonio che sostiene a camminare con padre. Ma siete freddi? Brunella, ma tu? Non sei scongertata da questo? Lui sente freddo, lei sente freddo. Io sto bene perché oggi e ieri e anche l'altro ieri, giorni primaverili. Però che stai esagero. Ma poi c'ha delle gambe di merda. Oggi... troppo, no, oggi troppo caldo, gelato. Poi ti lamenti di me con il pantaloncino, eh? Ma io sono coperta, non posso prendere il raffreddore con il gelato. Non sei coerente su quello che dici a quello che fai. Bella, dove l'hai imparato? Stamattina? Sai, il tribunale, stando in mezzo agli avvocati, ha sentito... fuori al bar mangiando il cordetto cioccolato. Stava fuori, veramente. L'ho trovato che già aveva mangiato e mi ha lasciato il conto. Sono appena fatta la doccia e come al solito due volte a settimana lo sto facendo, sto passando l'aggeggio per i punti neri. Oramai ho preso la mano, lo faccio con una sola mano. Ecco. Mi rilassa pure. Però non faccio mai la stessa zona. La stessa zona la tratto, cioè una zona io la tratto una volta a settimana. Ora sto facendo la faccia, l'ultima volta ve l'ho fatto vedere su Instagram, a proposito seguitemi su Instagram e su TikTok, ci sono i link sotto se mi ricordo di metterli. L'ho fatto sulla fronte, adesso sto facendo naso e faccia. Vi faccio vedere, non lo so se è uscito qualcosa, minchia, aspetta, ecco qua. Mamma mia, ragazzi, senza staggeggio e senza farci la pulizia del viso dall'estetista, cioè che io la pulizia del viso non la facevo da molto tempo perché non ho proprio il tempo di andare lì a perdere un'ora. Noi siamo proprio sporchi. Sporchi, cioè questo, ecco. Ma adesso lo metto a pulire. Io metto il filtrino perché mi stava cadendo il pezzo del motorino, cioè il pezzo che mi aspira i punti nel lavandino. Faccio una strage qui. Pulisco e poi devo lavare i piatti e poi Alessia sta studiando per fare la parrucchiera, già da, forse non so se ve l'ho mai detto, comunque già da 2 anni sta frequentando la scuola mentre lavora la poverina, e quindi io sono la sua cavia con la scusa, cioè praticamente da parrucchiere ci vado poco, la maggior parte delle volte i capelli me li sta facendo lei. L'unica cosa che deve imparare è a fare la tinta senza sporcarmi, perché l'ultima volta, il giorno dopo, sono dovuta correre dal parrucchiere per togliermi la tinta che ce l'avevo sulla fronte, però imparerà. Pelle pulita e capelli puliti. Al momento, vedete, la tazza del cesso, l'asse del cesso che io ho e Claudio al momento no. Comunque, mi è arrivata una... notifica della live di Rosalba, maledetta, mi fa concorrenza. Comunque vado a vedere la live di Rosalba e poi forse se riesco ad editare il video, no, ma lo devo ancora finire il vlog, aia, mamma mia, si vede che sta imparando. Se riesco ad editare il vlog e non sono morta sotto questa piega, ve lo metto online, altrimenti ve lo metto online domani. Vediamo un po' quando lo vedrete questo mondo, lo so. Dalla terra la regina è cambiata. Senti, Vincia, se mi vedi sembra Samara adesso, che Alessia mi sta facendo i capelli qua.
Madonna mia, che ansia. Comunque volevo dire, sì, certo che te l'ho detto, ma è una mia opinione personale. Se poi qualcuno ama queste cose, c'è anche chi mangia gli insetti al mondo, eh? Cioè, nel senso, Cioè, il mondo è vedi, bello proprio perché è come dire, i vario. tuoi vlog sono di merda. I vlogmas, No! tutti li hanno fatti nel periodo Covid. Tutti, tutti. Sì, Non c'è stata la... tipo quelli. Io... È morta? Non lo so, le hanno strappato i capelli. Grazie. Oh! È tornata nel pozzo? Ah, è tornata, per peccato. Ma dov'è Dimmi. andata? Che Tornata nel pozzo, tornata. dimmi. Ma stavi parlando tu, dimmi che. No, Madonna Clau, tu sei diventato deficiente, più deficiente del solito. Tu hai detto sì, come quelli. Continua. Ah, per esempio, come quelli di Gemmina, che è bellissima, tutti i giorni fa una torta, una Gemina cosa. non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Io lavo i cessi e la sera quando torno a casa devo stare dietro a Brian. Non posso fare le torte. Al massimo posso comprare quella della Buitoni, fatta e pronta, che la metto nel forno eppure quella brucio. Ok? Non avevamo Oh. dubbi. Hai capito che l'ultima volta che ho fatto i biscotti di Natale con mio figlio è stato 3 anni fa, perché non ho il al Natale lavoro il triplo. Come li vuoi questi vlogmas? Che cazzo vuoi? Ma mi trasferisco a casa tua, va E ti bene? devi Così tu alzare la cucini e io mattina, mangio. ti devi alzare la mattina cantando le canzoni di Natale. Adoro. Guarda, Col guarda, cioè cappello da Babbo Natale. io partirò l'8 dicembre con un vlogmas che preparati, saranno dedicati tutti a te fino alla Befana. Ti giuro, Ah, tutti, quindi io tutti. avevo dato Io pure più volevo tempo perché dedicare avevo una detto dal 20 di poesia ad dicembre. ognuno di voi, ad ogni Sì. vlogmas, ma Claudio, ti giuro, saranno dedicati tutti a te. Tutti. Adesso Ok. ho pure l'indirizzo tuo, non ti preoccupare. Ci sta il fake con l'indirizzo di Claudio? Porca puttana, si può dire puttana qua, no? No. Spero l'ho detto. Ciao, tiè. Allora, Ciao devi. ragazzi. No, che ciao, Ciao, risponda. ti stavo facendo le Vai, vai, rispondi. ordinazioni. Allora, devi iniziare cantando le canzoni di Natale. Ok. Puoi Già ho fare le in ricette. testa le canzoni degli Squallor. Vai. Ecco. Poi le ricette di Natale voglio. Poi voglio vedere Napoli. Volete Altrimenti. vedere Napoli? Se ci chiudono dentro, io ti... Vabbè, vai. C'ho un'idea io, vai. Fa niente, evadi. Non mi interessa, voglio vedere E Napoli, ok? vado, sì, vai. Già dicevano che io andavo in giro col Covid. Vabbè, Sì. di. E Vai, vai, continua. poi voglio vedere la decorazione, tutto voglio vedere. No, la pasta al tonno C'ho delle natalizia, no. decorazioni da mettermi nelle mutande nel periodo natalizio che guarda, sto crescendo i capelli Addirittura. apposta. Io pensavo che la decorazione te la mettevi nel reggiseno, visto che è 00 tetta, ma in mutande, mo. E dove l'appendo le palle che è tutto appeso qua? Dove le metto? Almeno in mezzo alle gambe si aggrappa a qualcosa la pallina. Ele, stai dicendo Ah, che io e scusa. Grazia litighiamo di solito? Io non ce la faccio più, ti giuro. No, ma una cosa dovresti fare, visto che vuoi fare la La YouTuber. seduta dallo psicologo. Vabbè, quella te l'ha detto forse in 10-100.000 su YouTube, ma non ne ha ascoltata nessuno. Vabbè, Ok. no, dovresti comprare quella cazzo di mazzetta per mantenere il telefono. Chissà una volta tanto se te vedo in faccia. Perché in tutti i No, vlog ce oggi n'è ho fatto. Allora, fortuna. Rosalba, stasera mi cacco il cazzo, domani edito il vlog e lo faccio uscire. Ti ho dedicato proprio parte del Che vlog, ogni volta mi vlog? riprendevo tutta e ho detto altrimenti quella cacacazzi di Rosalba dice che non mi vede, va bene? Oh. Cioè, avrei quei video a metà, i Pierca camminano, un marciapiede, cioè questo inquadra la regia. Fa vedere il Esenia, marciapiede. Esenia ha scritto la regina, tu sei il Covid. Adoro. Amo, io l'amo. Mamma, maledetti No, siete, secondo me la regina è più maledetti. come l'herpes perché ritorna sempre, non te ne liberi mai. Minchia l'herpes, già mi hanno Esatto, presa per il culo anche su annoiatomi. quello. No, Cla, lascia Che stare. Ogni volta succede? che parli fai un guaio, non parla più. Zitto, zitto. Che carattere che poi Mentre facevo una ricetta per una torta, Regina ha fatto un errore chimico e da lì è partito il Covid. Sì, anche secondo me. Però secondo me era la pasta e patane,
Quando ti odio, Esatto. è E già era un quando periodo fumava col proprio vino? deficiente, Era mentre fumava. Era... Ecco, siccome Claudia ha detto che io non faccio vedere niente fuori di casa, mi faccio vedere l'ascensore. A volte l'ascensore. Comunque, sto portando Brian a scuola. Il vlog non l'ho chiuso ieri, approfitto, riprendo ancora delle clip fin quando è possibile, perché poi devo portare lui a scuola, devo andare a lavorare, poi lo vado a riprendere, lo porto a casa. Vieni Brian, andiamo, lo porto a casa e poi devo riandare a lavorare, finirò verso le 6-7 di sera. Verso le 7:15 di stamattina ho portato Brian a scuola, sono andata a lavorare, poi ho ripreso Brian dalla scuola, l'ho portato a casa, sono andata sul secondo posto di lavoro, io sono morta, però non ho dimenticato di vloggare, ma che riprendo, che riprendo oggi, quindi il vlog lo chiudo così. Ieri Antonio, vedendomi aspirare i punti, stavo facendo il vlog appunto, quello che avete visto qua, ha detto dobbiamo fare un video mentre li togli a me, perché lui ha la zona T come la mia, una merda, quindi faremo un video o una live, fatemi sapere qui sotto se vi interessa, dite di sì perché altrimenti quello si ammazza, faremo la live, io ancora devo spegnere la macchina, adoro. Faremo una live o un video, anzi ditemi la vostra preferenza qui sotto, aspireremo la merda ad Antonio. Alla prossima, ciao. Zombie apocalypse.